Il sito archeologico di Monteiato, oltre che per i suoi monumenti di epoca arcaica e ellenistica, il teatro, le case a peristilio e così via, ha anche una importantissima fase medievale che gli scavi della missione svizzera hanno mostrato con dovizia di particolari. Dovizia di particolari e quindi di materiali archeologici che si sommano alle fonti storiche che erano già in parte note, che ulteriormente confermano l'importanza di questo sito nel Medioevo ed in particolare tra XII e metà del XIII secolo, quindi nell'epoca di Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia, il quale, una volta incoronato imperatore e quindi risolti almeno in parte i problemi in Germania e nell'Alta Italia, torna nel mezzogiorno d'Italia, mette a posto una rivolta baronale e poi in Sicilia si può dedicare appunto alle ribellioni dei musulmani. E lo fa con la decisione e con la brutalità che era tipica dell'azione anche di questo grande imperatore, assediando per anni, almeno nel 1222, 23 e 24, i saraceni ribelli della loro stessa più importante fortezza, cioè appunto la città di Yato o all'araba di Jatu. Sappiamo che Federico II fu qui personalmente a guidare le operazioni di assedio perché, come sempre, quando si spostava per operazioni belliche, continuava anche l'attività di governo e di amministrazione con parte della sua cancelleria. Ebbene, vari documenti della cancelleria di Federico II, stilati tra il 1222, il 1223 e il 1224, hanno la datatio, la data topica, in castris in obsidione Iati, dagli accampamenti dell'assedio di Iato, il che vuol dire che mentre assediava la piazzaforte musulmana ribelle di Monteiato, Federico II continuava la sua opera di amministrazione del regno e dell'impero.